Sono stato presentato come uno specialista negli standard. Che cosa sono gli standard? Sono tutti quei brani che appena all'inizio l'80% del pubblico maschile ti guarda e fa che due coglioni. Però dopo 5 minuti sono tutti lì abbracciati a cantare. Uno dei massimi esponenti della musica standard italiana è Riccardo Cocciante. Qualcuno di voi si ricorderà che Riccardo Cocciante pochi anni fa ha vinto un festival di Sanremo con una canzone bellissima, premiata non tanto per la stupenda melodia quanto per l'incredibile testa. Che diceva: ma quante storie nella vita, chi lo sa, sognando occhi aperti, storie di fiumi senza colline, senza colline, storie di deserti, e quante volte prima fra spruzzi e vento, l'immensità del mare, spandersi dentro come l'incertezza calda, illuminarmi il cuore, inciso bellissimo, e poi tornare qui, riprendere la vita, di giorni uguali ai giorni, discutere con te, non cambiare se stelle. Oh, ragazzi, lì non ci si capiva una sega, però il ritornello era bellissimo. Se stiamo insieme ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è, che ci unisce ancora stasera. Mi manchi sai, mi manchi sai, ah. E fateci caso, qualsiasi brano di Cocciante finisce così. Ora, guardiamo un attimo perché lo fa. Secondo me lo fa perché a un certo punto lui mentre scrive il testo finisce le parole, però ancora pathos. Io non so se conoscete la sensazione. La sensazione è come quando te ti alzi da tavola e hai appena finito di mangiare, dovresti essere a posto, però un dolcino. La presente, parlo ai maschietti, io sono un uomo, parlo ai maschi. La presente quando te hai appena finito di limonare 3 ore con la tua donna, sei felice, però è così Cocciante, io me lo vedo piccolo, perché piccolo, no, Cocciante, con questa testa grossa, enorme rispetto al corpo, enorme, no, piccolo, testa grossa, sembra un bonsai, facci caso, con queste mani piccole, pelose, no, davanti al piano, tutto compiaciuto di se stesso, cazzo che figata, no? A un certo punto, carta e penna, finisce il testo. Mi manchi sai, mi manchi sai, per esempio, ditemelo voi, qual è il pezzo più famoso di Cocciante? Margherita, guardiamo velocemente Margherita come fa, velocemente. Io non, velocemente, io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga il domani, e se lei già sta dormendo io non posso riposare, fare un modo che risveglio, non mi posso ascoltare. Casa ciò, no scusa, quella è un'altra cosa, mi sono sbagliato. Vabbè, lui ci rompe le balle 20 minuti, perché Margherita è là, perché Margherita è qua, perché Margherita è su, ma cazzo è anche giù, lui si rompe le balle 20 minuti, no? E poteva continuare, perché Margherita è un faro, è una sedia, è un sipario, è qualsiasi cosa, Margherita è tutto. A un certo punto lui dice Margherita è tutto, come dice Margherita è tutto, track, mette il punto, chiude la tonda, la graffa, la quadra, Margherita è tutto, tutto, basta, però ancora pathos. Infatti Margherita è tutto, Margherita adesso.